La pace dei santi sia con voi. Il 28 novembre la Chiesa Ambrosiana celebra la memoria di San Giovanni di Dio religioso. Nato a Montemoro Novo, poco lontano da Lisbona, nel 1495, Giovanni di Dio si trasferì in Spagna, dove vive una vita di avventure, passando dalla pericolosa carriera militare alla vendita di libri. Ricoverato nell'ospedale di Granada per presunti disturbi mentali legati alle manifestazioni eccessive di fede, incontra la drammatica realtà dei malati, abbandonati a se stessi ed emarginati, e decide così di consacrare la sua vita al servizio degli infermi. Fonda il suo primo ospedale a Granada nel 1539. Muore il giorno del suo compleanno, l'8 marzo 1550, ed è l'8 marzo che la Chiesa ne ha stabilito la memoria. Essendo che nella Santa Quaresima di rito ambrosiano non si celebrano le memorie dei santi, la Chiesa di Milano ne ha spostato al 28 novembre la celebrazione. Nel 1630 Giovanni viene dichiarato beato da Papa Urbano VII. Nel 1690 è canonizzato dal Papa Alessandro VIII. Tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 viene proclamato patrono degli ammalati, degli ospedali, degli infermieri e delle loro associazioni e infine patrono di Granada. Auguri ai padri dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Erba e ai dottori e agli infermieri che li svolgono il loro servizio. Preghiamo in particolare per tutto il personale sanitario, perché sappia guardare ed imitare l'esempio di San Giovanni di Dio nella cura, prima fatta col cuore e poi con le medicine, di ogni paziente, soprattutto di quelli più soli ed abbandonati. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Giovanni ed auguri a quanti il 28 novembre festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.